Ciao amici, bentornati con un nuovo appuntamento col paranormale. Oggi ho portato per voi dei video che provengono direttamente dal Giappone e posso assicurarvi che sono davvero terrificanti. Prima di iniziare, ricordati di recuperare i video precedenti se non li hai ancora visti. Detto questo, cominciamo subito. La donna che vedete nel filmato è una reporter ed è in un parco giochi dove si dice che sia infestato da spiriti maligni. La donna si avvicina a uno scivolo del parco giochi. A quel punto poggia la sua mano sullo scivolo. Ciò che viene ripreso è davvero spaventoso. Delle mani fuoriescono dall'altro lato dello scivolo e se notate bene, oltre alla reporter, non c'è più nessuno da quella parte. La cosa ancora più strana è che il cameraman sembra non essere per nulla turbato da quelle mani. Infatti, comincia a ridere come se la cosa fosse divertente, almeno per lui. I ragazzi vanno a trovare una loro amica. Entrati dentro casa sua, trovano l'amica in ginocchio vicino un angolo. I ragazzi si avvicinano per chiederle cosa fosse successo e ciò che riprendono è davvero spaventoso. Questo è ciò che è stato registrato. I ragazzi entrano in un bosco di notte e ad un certo punto notano la figura spettrale di una donna. Lo spirito non si muove di un millimetro, ma si possono notare dalle immagini alcune strane creature che sembra che camminino sullo spirito. Questo filmato mi ricorda, non so se anche a voi, Resident Evil Zero. Per molti di voi che hanno giocato al gioco, forse ricorderanno il treno e quell'essere con tutte quelle specie di sanguisughe che gli stavano intorno. Avevamo già parlato della paralisi del sonno. C'è chi dice che sia solo un problema psicologico e c'è chi invece dà la colpa a entità maligne. Il video che viene mostrato è stato catturato da alcune telecamere di sicurezza durante una paralisi del sonno. Questo è ciò che è stato filmato. Non so se questo video sia vero, ma sicuramente mette i brividi. Comunque, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Devo ammettere che questi filmati sono davvero spaventosi, a parte la paralisi del sonno, su cui ho qualche dubbio. Comunque, fatemi sapere anche la vostra nei commenti. Il video finisce qui, ragazzi. Noi, come al solito, ci rivediamo alla prossima.